Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con i face to face di Simple Beats. Oggi con noi per la prima volta c'è Diego Rizzato, amministratore di microcredito d'impresa. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Microcredito d'impresa è un operatore del microcredito che da qualche anno, dall'anno scorso, 2018. dal 2018, ma dal 2022 ha scelto di operare anche attraverso le reti di mediazione creditizia. Accordi fatti con le più grandi, diciamo gli operatori più grandi, con un prodotto studiato ad hoc per loro. Sì, abbiamo fatto ad hoc per i mediatori, per le reti in generale, un prodotto che svincola i mediatori dalle attività che sono previste dalla normativa sul microcredito e principalmente il tutoraggio, l'assistenza e il tutoraggio. Le facciamo noi direttamente e quindi l'iter di caricamento delle pratiche per le reti è molto molto più semplice. Vogliamo ricordare brevemente l'attività di microcredito, cos'è, come si svolge? Certo, il microcredito nasce nel 2015, di fatto, e per essere velocissimi, prestiamo a imprese che hanno meno di 5 anni di attività, e tutti i tipi di imprese, escluse al momento solo le SRL e le SPA, si sostanzia in un finanziamento con durata massima 7 anni e in questo momento, il massimo erogabile sono 50.000 euro. Come ci accennava prima, insomma, c'è tutta un'attività di riforma in atto che Sì, amplierà il mercato. assolutamente, la stiamo aspettando in gloria ormai da un paio di anni, ma da quello che sappiamo dovrebbe essere imminente. Vengono ammesse le SRL ordinarie, le durate passano da 7 a 15 anni e i massimali arrivano fino a 100.000 per le SRL ordinarie e 75.000 per tutti gli altri tipi di impresa. Quindi questo, la platea dei prenditori si allarga No, notevolmente. assolutamente sì. Tanto per fare qualche numero, il 2022 com'è andato? È andato benissimo, noi stiamo crescendo 50% anno su anno, nel 2022 abbiamo erogato circa 13 milioni di euro di microcrediti, il budget di quest'anno sono un migliaio di operazioni, quindi circa 25 milioni. Con un ticket medio? È un po' calato ultimamente, ma siamo fra i 25 e i 30 mila euro a pezzo. Perfetto. 2023, qualche novità è stata introdotta o si introdurrà? Sì, abbiamo due prodotti che stiamo lanciando sulla liquidità, quindi importi non eccessivi, ma insomma un po' di liquidità per tutte le nostre imprese e per quelle che ci contatteranno. In questo caso adotteremo dei tassi fissi anche per calmierare un po' questo aumento dei tassi che c'è stato in questo ultimo periodo e quindi faremo un po' di promozione di questi due prodotti di liquidità. E vorremmo anche con le reti rafforzare con le principali questo rapporto che è nato a fine 2022 e crediamo molto nel rapporto con le reti perché sono già sul territorio, conoscono, sanno di credito, sono molto motivate commercialmente e crediamo quindi che sia lo strumento principale per il 2023 da implementare. Ci metteremo tutta la nostra forza e tutta la nostra abnegazione per trovare perlomeno un paio di reti che diventino e si sentano proprio come nostre reti di promozione del microcredito in Italia. Anche questo lo accennavamo prima, come siete entrate su questo mercato, chiaramente la vigilanza ci ha messo Sì, un occhio sì. e ha dato l'ok al modello, quindi è un modello validato in questo Certo, senso. in questo senso sì, l'organo di vigilanza si preoccupava che fossero fatte tutte le attività previste dalla normativa. Noi comunque abbiamo spiegato che abbiamo esentato le reti da queste attività e ce le siamo prese in carico assolutamente noi in via diretta. Però il rapporto che andate stringendo con la società di mediazione creditizia, quindi non solo con la rete, è anche un rapporto di partnership, non solo di conoscenza, diciamo. No, assolutamente sì. Noi vogliamo investire sulle reti e quindi stiamo studiando con le reti principali dei RAP, stiamo studiando un premio al mediatore che carica la prima pratica di microcredito sul nostro portale. Quindi siamo in contatto con
gli amministratori delle principali reti per studiare ancora di implementare questa relazione e farla diventare per noi importantissima, ma spero anche per loro. Ci sono delle reti che hanno una grande caratterizzazione locale, regionale, molto spesso. State facendo qualcosa per, come dire, per avere nuovi prodotti, servizi legati magari al territorio? Sì, su questo ci stiamo battendo. Ringraziamo la Regione Lombardia che a seguito di anche di nostre indicazioni sta emanando un bando con 25 milioni di euro a disposizione e riservato solamente agli operatori di microcredito, e questa è una stragrande novità che io vorrei invitare tutte le regioni italiane a copiare la Regione Lombardia. È un cofinanziamento, la Regione Lombardia mette il 40%, noi mettiamo il 60%, quindi quei 25 milioni diventano subito 60 milioni da spendere sul territorio, e questa è una bella idea brillante, e ringraziamo la Regione Lombardia che ci darà questa possibilità. E altre regioni ci hanno chiesto lumi su questo bando e stiamo distribuendo quello che è stato fatto in Lombardia anche altre regioni. Quindi ecco che i mediatori si troveranno in questi territori a promuovere il microcredito con tassi bassissimi, calcolate che vengono fuori TAEG sotto 4 punti, perché quel 40% della regione è a tasso zero. Abbiamo detto le principali sono già tutte vostre, sì, diciamo collaboratrici, però state puntando a nuove partnership con mediatori che magari non hanno una conoscenza così specifica dell'attività del microcredito. Sì. È un'attività che può essere fatta anche da chi non è un esperto di credito alle imprese? Assolutamente sì, su questo noi siamo molto attenti alla formazione, quindi anche la rete di mediatori o i mediatori che non hanno una conoscenza specifica del prodotto devono stare comunque sereni che la nostra attività di formazione è molto certosina, molto mirata, facciamo delle video spessissimo, ma siamo disposti anche a essere presenti fisicamente a eventuali corsi di formazione specifici sul microcredito. Bene, allora io ringrazio Diego Rizzato per essere stato con noi a spiegarci questa nuova arma, nella nuova freccia nel faretra dei mediatori creditizi. Assolutamente sì, io ringrazio voi e ringrazio infine tutta la nostra squadra di ragazzi che fanno le istruttorie delle pratiche e tutti i nostri collaboratori. Siamo partiti con 2 persone, io e una collega, ora siamo una ventina, quindi questo è il segno che la società sta crescendo rapidamente, li ringrazio ancora. E allora ci diamo un appuntamento magari verso fine anno per verificare un po' come sta andando. Senz'altro. A presto. A presto.